E ciao a tutti ragazzi, bentornati con un nuovo video di Dragbox Noise 2, sono Falcos Game Over e oggi ragazzi siamo tornati con un nuovo video sul nuovo boss raid, insieme ovviamente al mio grande amico Anto The Gamer. Bentornato broski. Oggi ragazzi andiamo a fare insieme della Droid 21, Appetito Assassino. Ma prima ragazzi ovviamente che cominciamo, lasciate ovviamente dei fottutissimi like se volete sempre nuovi video ragazzi sul mio canale YouTube. Vi lascerò ovviamente i link e descrizioni, i profili per richieste amicizia su Play 4, il mio profilo di Instagram e anche il canale di Auto Tai Game nei link e descrizioni. Ok Auto, sei pronto per partire per questa missione? E allora andiamo. Mi raccomando ragazzi, atto, abbiamo fatto un nuovo video del Best Super. Se me lo siete perso, vi lascio ovviamente i video da recuperare. Allora però, questa missione è difficilissima. Portiamo i nostri patrole. Tu ci sei? Io porto sempre il mio Fracos, ovviamente. Ragazzi, per voi c'è una novità assurda. Ato, vogliamo farli parlare ai nostri fan di Dragubo della trasmissione che avevano trasmesso? A te la parola, bro. Come? Ah, vabbè. Ragazzi, hanno appena finito la quarta trasmissione. Intanto, Appetito Assassino sconfigge il numero 21. Ragazzi, hanno appena fatto la quarta trasmissione sull'aggiuntiva dei personaggi, ovvero ragazzi c'è anche ragazzi ovviamente la storia di Crowlipa e ovviamente di beh non mi ha fatto trasformare intanto vado con il Super Saiyan evoluto. Ragazzi finalmente avranno aggiunto ragazzi Crowlipa nel secondo personaggio del DLC 13. Però la trasformazione del Super Saiyan God per tutti i fan è stato confermato. Dimmi. Ah sì, è vero, scusate raga, ma quando c'è stata quella trasmissione non mi sono potuto fermarmi a gasare. Scusate se non ho detto bene, ma mi gasso troppo raga. Vaffanculo. Comunque ragazzi sul mio canale avevo fatto i video della reaction, il trailer ovviamente del DLC 13. Se lo siete perso andatevelo a recuperare ovviamente raga, vi lascerò ovviamente i link e descrizioni insieme ai video io e Anto. Anto, vuoi far aggiungere qualcos'altro? Far sapere anche ai nostri fan che altre novità ci sono. Esatto. Esatto, perché il compleanno di Xenos 2. La data in cui dovrebbe uscire DLC 13. Ovviamente ragazzi è pure confermato la trasformazione in Super Saiyan God per tutti i patrol Saiyan, no? Ma la cosa più bella ragazzi è per il Colosseo degli Eroi. Tanto fa sapere anche agli altri quelle miniature ci aspetteranno. Grazie.
ma ragazzi, ci aspettano delle robe assurde. Intanto ragazzi, mentre facevamo la battaglia, il povero Otto è morto. Meno male che ho fatto il 1 e quadrato per dargli metà della mia vita. Ti ho riportato di vita, grazie anche della capsula. Io ragazzi, ovviamente questo me lo so già fatto e mi ha dato l'illustrazione. Dopo a fine video vi farò vedere qual è. Vai Kamehameha Yoken. Vai Kamehameha Trasporto. Boom. Mamma mia che danni. Vai in attacco Kamehameha Trasporto. Olè. Esplosione maligna. Boom. Peccato. Come vedete ragazzi, io e Anto abbiamo portato entrambi il Super Saiyan Blu e Vuto. Non ho portato raga la carica suprema, ho portato la carica rapida, ma era per cambiare ogni tanto. E ha fatto bene attivare anche il lotte limite. Bravo bro. Mamma. Ah raga, un'ultima cosa, abbiamo dimenticato i gimbi, che la meditazione verrà di nuovo ripotenziata. Quindi ragazzi, significa che possiamo riavere di nuovo il Super Saiyan Blue e quello evoluto normale. E questa è anche una gran notizia, no? So che i tati aspettavano tanto di riusare, perché raga, ormai raga, i Super Saiyan Blu evoluto e blu sono le più belle di tutti, no? Vai Kamehameha Yoken, vabbè. Gade. Abbiamo vinto. Vediamo un po'. Ah, sui primo! Va bene, Gaddo, Anto. Come? Non so grado. Io Gaddo A. Io Gaddo A. Illustrazione 22, buono. E tu cosa hai ricevuto? Io, la minchia. Beh, non si dice. Vabbè, io ragazzi ho avuto Gaddo A. Povero Anto non ha avuto niente, vabbè. Vabbè ragazzi, noi chiudiamo qui il video, vi ringraziamo di aver guardato questo video con noi fino alla fine. Ringrazio ovviamente anche Alto per aver partecipato con me per questo video, grazie di cuore bro. Di nulla bro. Adesso ragazzi, prima di chiudere vi farò vedere ovviamente l'illustrazione 22. Allora andiamo su boss, poi illustrazione, vediamo 22. Da Gubotax, vi farò vedere pure cosa mi ha dato l'illustrazione a 128 e di Goku Tessito che spacca un voto. Vabbè ragazzi, chiudiamo i video e vi ringrazio di cuore di aver guardato questo video. Spero tanto ragazzi che la notizia vi sia piaciuta tanto ragazzi, per finalmente l'uscita del DLC 13, la trasformazione del Super Saiyan God, nuove miniature ragazzi, spero. Insomma ragazzi, ci aspetteranno di tutto e mi raccomando ragazzi, se volete altre informazioni mi raccomando scrivete qui sotto nei commenti se il video vi è piaciuto. Mi raccomando ragazzi, ovviamente condividete con i vostri amici e mi raccomando ragazzi, fatemi sapere se volete altri video ragazzi, ovviamente non solo raga insieme a Quato ma pure un amico in più. Quindi ragazzi, noi vi salutiamo per un prossimo video. Ciao.